Apriamo questa finestra con il personaggio della settimana e parliamo del tema ricorrente con il direttore sportivo del Luparense, Alberto Briaschi. Parliamo di questa positività che si allarga a macchia d'olio, ma soprattutto genera un tabellone da recuperi infiniti. Sì, è chiaro che sapevamo fin dall'inizio che c'era questa situazione. La Lega ha messo delle regole che portano chiaramente a fermare parecchie squadre. Insomma, ci sono state delle situazioni in cui appunto si è creato un focolaio e quindi di conseguenza queste società sono costrette a saltare partite. Scadenze e recuperi che rischiano di slittare fino a primo aprile. Sì, io credo che dobbiamo tutti prendere atto della situazione che c'è, quindi se ti capita un recupero fra due partite importanti, pazienza, bisogna prenderla in questo modo qua. Questo campionato va, secondo me, portato a termine nel modo in cui riusciremo a farlo. È una cadenza che penalizzerà le formazioni che saranno costrette a questo tour de force e avvantaggerà le formazioni che hanno già il tabellone completo? Ma io credo che magari può esserci qualche vantaggio per qualcuno e qualche svantaggio per qualche altro, però dobbiamo metterci tutti in testa che questo campionato è particolare e dobbiamo guardare di ogni tre giorni se c'è da giocare si gioca. Cioè io non guarderei molto a devo giocare tre partite o due partite. Al di fuori dello sport, diciamo, c'è una situazione molto più critica e quindi noi siamo già fortunati a scendere in campo. Altro nodo da sciogliere sono le squalifiche, gli infortuni, la condizione fisica che potrebbero innescare degli squilibri in vetta ma anche dietro. Sì, certo, sono difficoltà che affronteremo, ma le affronteremo tutti, dalla prima classifica fino all'ultima classifica, quindi credo che dovremmo cercare di prenderla tutti nel modo più sportivo possibile. Ecco. Una decina di giorni fa c'è stata una frizione sui giornali e via web tra il presidente Vincenzo Zanutta del Cialin Muzzane e Lorenzo Visentini, direttore del Delta Porto Tolo, sulla questione rinvii. Zanutta voleva giocare la partita, Lorenzo Visentini ha dato un responso negativo, ma è possibile che un Delta Porto Tolo che partecipa a un torneo nazionale non si adegui a una formazione riserve? Beh, non è matematico, voglio dire, cioè ci sono formazioni che hanno possibilità di avere una rosa ampia e formazioni no. Sembra che appunto il Porto Tolle continua a rinviare queste partite, quindi probabilmente è una cosa molto, molto seria, nel senso che i numeri dei positivi sono tanti e quindi di conseguenza è difficile andare in campo con mezza squadra fuori. Ma è giusto che una formazione a livello nazionale manchi di una formazione riserva e una formazione juniores? No, credo che la juniores e le riserve anche il Delta ce l'abbia, però c'è un regolamento il quale dice che con 5 giocatori positivi tu puoi rinviare le due partite, quindi cioè, noi ci atteniamo a quello che ci dice la Lega. Ecco, qualcuno sostiene che il campionato sia falsato, ma questo sicuramente sì, è un qualcosa che un po' oltrepassa la credibilità. Può essere sicuramente falsato, però ripeto, come ho detto prima, io la prenderei per quella che è, nel senso che siccome la situazione al di fuori dello sport è abbastanza critica, noi siamo già fortunati a scendere in campo e quindi se una partita ti mancano due o tre giocatori non succede niente. C'è però un girone di ritorno da giocare, un intero girone di ritorno. Certamente, ma io credo, la cosa mi sembra talmente, è talmente bello giocare in giugno, in luglio, c'è il caldo, la gente speriamo possa venire allo stadio e quindi non vedo quale sia il problema di spostare il campionato di un mese più avanti. Altro tasto, diciamo, è il mercato lungo, le formazioni di seconda fascia si lamentano perché non possono investire più di tanto, cosa che invece certe squadre importanti, soprattutto chi punta al vertice ai playoff, ha offerto in questo momento. Sì, sono perfettamente d'accordo, credo che questa scelta non sia stata delle migliori, a mio avviso, perché un mercato così lungo, cioè troppo lungo, andava bene spostato di un po' perché c'erano stati problemi precedentemente,
ma credo sia tanto lungo questo. Altra moda, Alberto, è guardare troppo al sud, guardare alla Slovenia, alla Croazia, si pensa di pescare sempre il punto che ti dia faccia la differenza, ma poi vediamo che ci sono tanti tarocchi che arrivano in questi campionati. Sì, si tende a, sai, ogni società ha il proprio mercato e segue le proprie strategie, magari c'è chi è più propenso a uscire dall'Italia e chi no, però quelle lì sono scelte che appunto fanno le società. Ecco, intervenire sul mercato di dicembre e gennaio per una società vale l'investimento? Ma credo che non sia facile, chiaramente, perché non sia facile, però in qualche occasione insomma magari un cambio o due cambi possono essere necessari e anche fruttuosi.